US Open 2017, avanza Karolína Plíšková, fuori la Radvanska. Quarto turno anche per la svitolina. Karolína Plíšková si aggrappa all'ultimo slam di stagione, stringe a sé la prima testa di serie. Per il secondo match consecutivo, avvio in difetto, un set per assimilare le risposte dell'Arthur Ashe, per trovare fiducia e contromisure. Dopo Gibbs, Zhang, medesimo spartito. 36-75-64, vince, senza destare un'impressione di sicurezza, di tranquillità. Discorso similare per Elina Svitolina. L'Ucraina, in virtù del successo a Toronto, è tra le candidate al titolo, ma continua a mietere affermazioni in chiaroscuro. Sbaglia meno della Rogers, ma più volte si trova in difficoltà pallina alla mano. Fa valere la superiore qualità, emerge al dunque in due set. 64-75, distanza ridotta. Esce al terzo turno Agnieszka Radwańska. La polacca, dopo i sigilli con Martic e Putintseva, torna nel limbo. Stagione sottotono, è la Van de Veghe ad alzare il disco rosso in faccia ad Aga. Lotta serrata, 75-46-64 per l'americana, si consuma la vendetta di Coco dopo il KO a Toronto in apertura di torneo. Per la Van de Veghe, finalista a Stanford su questa superficie, l'occasione per bussare alla porta delle grandi. A fari spenti procede Luce Safarova. Sfrutta un accoppiamento accomodante, cancella la Nara, 63-62, e raggiunge proprio la Van de Veghe. Il lunga punto Brady, invece, piega la Niculescu al prolungamento del terzo, 63-46-76-3, e si regala la sfida con Karolína Plíšková, probabilmente sul campo principale, con il pubblico ovviamente a favore. Per completare il nostro riassunto, occorre sottolineare la W della kazatkina in un duello di carattere e corsa con la Ostapenko -63-62, la russa detta il passo su una superficie che limita le peculiarità delle due meno e la caduta della Osaka al cospetto della Kanepi, 63-26-75 per l'Estone.